Certamente Pier Giorgio sarebbe molto contento e credo che molte persone che si rifugiano a noi e chiedendo anche il suicidio assistito in Svizzera non dovranno più aver paura di poter morire anche in Italia, la loro morte opportuna, anche aiutato, io spero, dai medici. In conclusione, a nostro avviso, una sentenza di accoglimento consentirebbe a questa Corte di portare a coerenti conseguenze le premesse, così il senso della revoca del consenso del paziente in relazione alla rifiuto di cura. Questo potrebbe essere una indicazione molto importante che la Corte potrebbe coltivare come indicazione forse già presente nell'ordine. Grido di dolore, per passione civile, per compassione umana, e verrebbe a non dimenticare tutti coloro che ieri, oggi o domani avranno il terribile e acerbo destino di finire immersi in una notte senza fine, una notte nella quale non dovranno essere lasciati soli. Non ha nulla a che fare neanche con un altrettanto indiscriminato diritto di morire, un lugubre diritto di morire, né con il concetto, con il macro concetto altrettanto ambiguo di eutanasia. Qui l'odierno tema decidendo è stato riassunto molto chiaramente già dal relatore ed è tutto e solo identificato nel rilievo penale assegnato alle condotte di aiuto e agevolazione prestate nei confronti di chi trovandosi in condizioni